Benvenuti e bentornati in un nuovo bellissimo, croccantissimo video. Era da tantissimo tempo che non mi piazzavo davanti alla fotocamera. Adesso vi spiego tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi, perché è stato un tour de force, un giro di boa molto complicato. Adesso vi spiego. Allora, il 17 aprile mi hanno aperto il ginocchio, mi hanno messo a posto i menischi, il crociato, e per un mese sono stato in sedia a rotelle. I video che avete visto erano pre-registrati, poi ne ho girati tipo 3 saltellando con le stampelle, gestendo set in maniera brutta, pessima, proprio, cioè veramente uno sforzo incredibile. E poi appena ho ripreso a camminare, che quindi ho detto wow, posso riprendere a fare i video, mi sono ricordato che dovevo fare un esame di maturità, perché io 4 giorni fa, oggi è l'8 luglio, 4 giorni fa io ho fatto il mio esame di maturità ed è stato un pochino tosto, però io sono uscito con la mia bellissima tranquillità e chillanza, però ho dovuto comunque mettere da parte un attimo i video. E adesso, con tutta la calma del mondo, ci apprestiamo a un nuovo periodo di tranquillità, calma e produttività, anche perché facile a dirsi, ma devo andare a fare un bel po' di giri, di cui vedete le mie fotografie su Instagram, quindi seguitemi. E, perché devo andare a Roma, tornare ancora a Roma, devo andare a New York e devo soprattutto trasferirmi, perché non vivrò più qua dove vivo adesso, ma andrò a vivere lontano, via dalla mia famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ve lo spiegherò un'altra volta quando mi trasferirò. E basta, quindi io sono qua, sono tranquillo. Probabilmente cambierò la mia Sony, adesso sto mettendo da parte 2 soldini con la povertà che avanza, sto mettendo proprio da parte, come vi dicevo appunto nel video in cui parlavo della Sony A6000, ve lo lascio qua nelle schede. E basta, questo è quanto, noi ci vediamo in un prossimo video, vi ho dato un piccolo aggiornamento, così veloce, rapido, e basta, ci vediamo in un prossimo video in cui parleremo di fotografia. Seguitemi qua, seguitemi su TikTok, seguitemi ovunque, e il canale è andato abbastanza morendo in questo mese, perché i video sono andati bene, ma poi dopo un po' non hanno più spinto più di tanto, e quindi adesso riprenderemo più forti di prima. Un saluto!